problema dell'amianto è presente in tutta Italia e anche Roma ne è piena, ma un po' alla volta lo stiamo togliendo. Così il sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno è intervenuto con un breve discorso davanti a bambini e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale Enrico Toti. Durante la sua visita, in seguito ai lavori di bonifica che hanno previsto l'abbattimento della biblioteca realizzata in cemento e amianto. Qui abbiamo levato l'emergenza più grave, alla scuola Enrico Toti abbiamo levato l'amianto ed era impensabile che dentro una scuola elementare e materna ci fosse un pericolo così forte. Bisogna fare ancora molto di più. Purtroppo abbiamo dei fondi tagliati, il patto di stabilità, i tagli fatti dal governo sono molto pesanti, però faremo tutti gli sforzi possibili ascoltando quelle che sono le richieste dei genitori, che qui sono molto attivi e molto capaci anche di incidere, perché si sono rimboccati le maniche anche per conto loro. Quindi da questo punto di vista faremo in modo che quest'area non rimanga così semplicemente abbandonata, ma venga utilizzata soprattutto per la scuola. Voi siete stati liberati, ora potete studiare meglio, ha commentato Alemanno parlando ai piccoli alunni. Rimuovere un'altra struttura di amianto adiacente alla scuola e una centrale termica interna al cortile e realizzare dei giardinetti dove ora c'è il cantiere della metro C. Durante la visita il sindaco si è soffermato ad ascoltare anche alcune delle richieste di un gruppo di genitori presenti.